Ciao ragazzi da Grullollo 204 e come sempre ogni anno arriva puntuale l'ultimo dell'anno. E noi che cosa facciamo? Come chi bene mi segue dagli albori del mio canale, ci prepariamo a presentare il mio carico di botti per quest'anno. Però prima ragazzi vi ricordo di lasciare like, lasciare like e iscrivervi al canale. E inoltre vi raccomando anche di usare davvero con parsimonia e stare molto attenti con i botti. E detto ciò ragazzi, partiamo immediatamente col video. Allora, i primi botti che andiamo a presentare quest'anno sono i Thor. Questi qua ragazzi sono delle bestie incredibili, magari poi ve li farò anche sentire. Comunque, questi qua adesso ve ne tiro fuori uno. Sono davvero grandi, guardateli. Questa qua, guardate, sono della Pyroworks e sono davvero, sono botti, sono, c'è scritto tipo contengono 9 grammi di polvere da sparo, tipo 0,30. Ah ok, no, 0,30, ok, c'ho qua il mio mitico assistente che mi corregge. Comunque, oltre a questo abbiamo come sempre le libellule. Purtroppo non sono riuscito a trovare le libellule maxi, che sono praticamente come delle libellule normali ma sono grandi così all'incirca, per cui potete capire che sono belle grandi e anche molto più divertenti. E come vi dico sempre tutti gli anni, le libellule sono i botti più divertenti che si possano trovare comunque sul mercato. Poi passando avanti abbiamo, quest'anno li ho trovati perché gli altri anni non mi sembrava di averli visti. Comunque questi qua ragazzi, le palline fumogene, queste qua semplicemente le accendete e fanno del fumo colorato, dovrebbero essere belli. Spero che non sia una farloccata incredibile, perché alcune cose, alcune volte mi è capitato di prendere delle cose ma erano davvero delle cose farlocche, come effettivamente un po' anche i magnum che vi ho fatto, i super magnum che vi ho fatto vedere nei botti che avevo comprato, insomma nel video che ho fatto prima di Capodanno, che poi comunque ho anche tutti quelli nel carico. E poi abbiamo anche come altri petardi sempre simili ai magnum però più forti. Guardate qua, abbiamo sua maestà il magnum Alba, ragazzi, guardatelo qua, bellissimo. Questo qua ragazzi si accende col pezzo di cera, vedete? Questo qua è tipo come i Sandokan, ragazzi, ve li ricordate? Che avevo anche l'anno scorso e anche 2 anni fa. 0,50 grammi. Hanno anche 0,50 grammi di polvere da sparo. Poi, passando alle cose un po' più belle, abbiamo due fontane api regina, che come ben sapete prendo tutti gli anni. E poi abbiamo anche queste due fontane qui, che spero che siano belle. Queste qua si chiama fontana lampo nella notte, speriamo che sia una bella fontana. E poi sempre delle cose belle sciccose, scintillanti, adesso ve li tiro fuori. Ta-da! Guardateli qua, questi qua ragazzi, i bengala illuminanti, che come vedete sono molto più grandi, vedete. E questi qua sono lunghi 50 cm e questi qua praticamente non sparano un colpo dopo l'altro così ma bensì questi qua fanno delle scintille colorate. E poi ovviamente, come altri petardi del mio carico, non possono mancare tutti gli altri che vi ho fatto vedere, quindi gli Storm, che ce li ho tutti in uno zainetto perché mi sono rotte le scatolette, questa cosa mi ha fatto parecchio incazzare. E guardateli qua ragazzi, guardate qua, abbiamo una selezione mista di mini ciccioli, magnum, raudi, guardate qua che bestie ragazzi, o meglio questi qua, poi ne ho provati alcuni ed effettivamente non erano poi così forti, sono come dei mini ciccioli praticamente, per cui diciamo pensavo che fossero più forti, invece sono una farloccata schifosa. Eh già ragazzi, questi super magnum che ho preso effettivamente non sono stati poi così tanto buoni, purtroppo, perché purtroppo non si può sempre avere delle cose buone, per cui diciamo che con questo che abbiamo oggi saluteremo il 2023.
di provare, vi faccio vedere, ve l'ho promesso, il Thor. Per cui diamola ad accendere. È partito. Questo qua è bello forte, eh? Porca puttana, ragazzi, che bestia! Ragazzi, è il momento di provare anche il Magnum Alba. E poi, ragazzi, niente più spoiler e ci vediamo alla notte di Capodanno. È andato. Attenzione che questo è bello forte. Per cui, ragazzi, questo video di presentazione del carico di petardi per anche questo Capodanno finisce qui. E detto ciò, ragazzi, vi aspetto per il video per accogliere a braccia aperte questo 2024, che speriamo che, con tutto quello che è successo, speriamo che quest'anno cominci a girare nel verso giusto. Detto ciò, ragazzi, vi saluto. Ciao!